dobbiamo assolutamente scherzare su questi aspetti. Il corpo della donna non si sfrutta. Facciamo chiarezza, questa fiera a Milano non ci deve essere. Nelle 24 ore precedenti, dopo il parto, c'è la propria madre. Cioè, c'è una legge che invece dice qua, il corpo è liberato, è l'energia vagante. Ce ne facciamo beffe. Siamo qui per dire no a tutti coloro che invece cercano di propagandare per lecito ciò che lecito non è. Chi oggi promuove l'utero in affitto all'interno di questa fiera viola la legge italiana. Ai bambini comprati o venduti, le donne non sono uteri da sfruttare. Esiste il sacrosanto diritto di ogni bambino ad avere una famiglia, ma non esiste il contrario. Qua siamo tutti uniti, ci sono rappresentanti di municipio, cittadini comuni che sono uniti. Noi siamo anche qui oggi presenti perché mostrare le nostre facce di fronte a questa battaglia credo sia il primo modo per dire con convinzione questo no. Questa fiera commercializza il bambino, cioè noi non accettiamo che un bambino venga trattato come si va in un, non so, un supermercato, si va a comprare il grana padano. Qui vanno e prendono i bambini, beh, scegliamo qual è il bambino che va bene, quello biondo, quello con gli occhi azzurri, ma dico, scherziamo, questa è una pratica vergognosa. Una madre e un padre ce l'hanno, perché devono... I loro genitori sono la coppia, sì, che li vuole crescere, e che li vuole educare, non, che li vuole io essere... Io non ritengo che si possano adottare dei bambini che sono in quelle condizioni. Cioè, non esistono condizioni con una coppia omosessuale? No, di una coppia che li adotta e li registra. Un bambino non ha... Perché sono omosessuali? Perché se fossero eterosessuali... No, ma non esiste oggi, la legge non lo prevede. Il vero grande problema di questa fiera è che si legittima una pratica che non è consentita dalla legge italiana, ovvero la vendita di embrioni, mentre invece esiste il concetto di gratuità. Qui esiste, come rappresentante in uno stile, la più grande banca dati del mondo di embrioni, che addirittura nelle mail che manda ai probabili clienti identifica un preziario e addirittura proietta, come dire, in maniera visiva la futura immagine del